Ciao a tutti e a tutte, sono Sara dell'Associazione Amici della Biblioteca di Tuglie. Sono qui nel punto lettura L'Asteroide per leggervi l'ebook L'invenzione che ho inventato, casa editrice Storie Cucite. Era un pomeriggio di pioggia e vento e io ebbi un'idea geniale. Avevo in mente una vera e propria invenzione, qualcosa di veramente speciale. Presi un foglio e dei pennarelli e la disegnai. Corsi subito da papà per fargliela vedere. Il papà disse: "Oh, Tommaso, non mi sembra granché come casa. Questo comignolo è troppo alto." Ero lì lì per dire: "Ma non è un comignolo." Ma il papà disse: "Sono in ritardo, devo scappare in ufficio." Andai dalla mamma, tutto orgoglioso della mia invenzione. Ma lei disse: "Oh, Tommaso, questa torre così alta crollerebbe subito. E poi non esistono più case con le torri. Sono fuori moda. Io lo so, perché sono un architetto." Aprì la bocca per dire: "Non è una torre", ma il telefono della mamma squillò. Lei riceve molte telefonate urgenti. Ero molto arrabbiato. Presi l'ombrello, mi infilai gli stivali di gomma e andai dalla nonna. Proprio all'angolo della strada incontrai il postino. "Ciao, Tommaso", disse. "Che bel disegno che hai sotto braccio. Davvero una splendida ciminiera." La nonna stava facendo yoga davanti alla TV, ma fece una pausa per guardare attentamente la mia invenzione. Capovolse il disegno e si mise anche gli occhiali. Poi disse: "Tommaso, credo che tu abbia le allucinazioni. Forse hai la febbre." Andai a casa pestando tutte le pozzanghere che trovai, con l'ombrello calato sugli occhi. Non volevo vedere nessuno. L'indomani mattina andai a scuola, feci vedere la mia invenzione alla maestra, ma lei disse: "Non ci siamo, Tommaso, è tutta storta. Ora ti faccio vedere io come si disegna una casa." Prese righello e matita dalla sua borsa, si aggiustò gli occhiali sul naso e iniziò a disegnare. Buttai il disegno nel cestino. Clara, la mia compagna di banco, lo raccolse. "Tommaso, perché lo butti?" disse. "È bellissima questa casa per giraffe."
Mi sedetti vicino a Clara e lei mi allungò la sua specialissima scatola di pastelli. Poi disse: "Sei un bravo inventore. Mi aiuti a disegnare una casa dove possa vivere comodamente il mio ippopotamo?"